psicologia e poesia. Approfondiremo questo argomento che in sé è già così molto appunto poetico, ma lo affronteremo da un punto di vista che scopriremo essere anche interessante proprio per la nostra quotidianità, direi. Punto di vista psicologico, ovviamente, e con una professionista del settore, la dottoressa Viola Margaglio. Dottoressa, benvenuta. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo adesso. Grazie a lei di essere qui, dottoressa, anche perché trovo molto interessante questo tema. Non che non sia nota già l'utilizzo della poesia come strumento terapeutico, ma una cosa che invece trovo molto notevole è ciò che lei ha in un qualche modo colto di questi due ambiti cercandone una fusione. Cominciamo dall'inizio, quindi dalla poesia terapia. Sì, la poesia terapia ha radici molto molto antiche, in realtà forse proprio nel nostro essere umani, perché sì, proprio nell'utilizzo della parola per raccontare la storia di una comunità, magari la sua memoria, certo, ma anche per ridere della propria comunità. Quindi troviamo in qualsiasi tribù di qualsiasi parte del mondo questo utilizzo poetico della parola e soprattutto anche a un fine comunitario. Certo, certo, divulgativo, comunitario, insomma, nobili di origini, ne abbiamo viste tante ci nella sarebbe storia. Da dire veramente tantissimo, è tutto un mondo di ricerca interessantissimo, ma soltanto in realtà dalla fine del XX secolo negli Stati Uniti si è iniziato proprio a parlare dell'utilizzo terapeutico della poesia. Ecco, e questo è l'aspetto che invece ci interessa molto. Perché? Perché la poesia è uno strumento terapeutico? Ci sono tantissime risposte, un po' è quello che stavamo dicendo, è qualcosa che è molto molto radicata nel nostro essere umani, è anche qualcosa che caratterizza profondamente la specie umana. Siamo gli unici a parlare, certo, a capirci tramite le parole. Ed è una cosa che abbiamo bisogno di fare, se no non avremmo tutti i poemi che abbiamo snocciolato chi più, chi meno, in 3 milioni di anni, 3.000 anni, esatto, e più. E quindi la poesia è comunque un archetipo che fa parte della nostra ontologia. Sì, questo lo possono dire moltissime persone molto competenti anche in campi che non riguardano il mio, però poi ho scoperto che esisteva questo studio della poesia terapia che parte dagli Stati Uniti ma arriva anche in Italia, o meglio, in Italia trova poi tante esperienze che potevano essere ricondotte a questo termine ombrello di poesia terapia. E questo è interessante. Ora, queste esperienze sono esperienze che in un qualche modo continuano anche ai giorni nostri, no? In senso odierno. In realtà siamo ancora in uno stadio quasi un po' pionieristico. Infatti è recente il corso di formazione all'interno della scuola di poesia che sta a Monza, che si chiama Poesia Presente Lab, a cura di Dome Bulfaro e Simona Cesana, ed è proprio una scuola che sta raccogliendo tutte queste esperienze che ci sono a livello nazionale e internazionale e formulando un percorso di studi e di ricerca in questo campo, che è veramente molto molto ricco, perché si possono utilizzare tantissimi strumenti. Si parte dalla lettura di poesie, quindi tutta la letteratura preesistente può essere uno spunto per fare dei laboratori o degli interventi mirati sia individuali che di gruppo. E poi ci sono tutte le tecniche di scrittura collettiva, quindi sia individuale che collettiva, ma ecco, insomma, con tecniche di scrittura creativa, per esempio, oppure utilizzando anche tecniche meditative per entrare molto dentro. Esatto, tutte le emozioni che poi noi umani associamo alle parole. Ecco, invece però, ed è qui una cosa che è proprio un suo merito, aver notato che diciamo c'era una forma, un genere di utilizzo della poesia che poteva essere preso e trasportato in un campo d'applicazione adeguato, dove si ha molta difficoltà a tirar fuori le parole, quello dell'adolescenza. Eh sì, perché appunto nell'adolescenza la poesia viene fatta studiare a scuola, col programma, ecco, scolastico. Piace che a tutti. È il più esatto, risulta molto noioso e pesante. A me piaceva, però appunto ci dobbiamo rendere conto che invece può non essere così per tutti, e anch'io mi sono sempre trovata molto in difficoltà con una, insomma, fruizione così rigida, passiva. Studi la vita dell'autore, fai la parafrasi dei suoi versi, ma veramente
veramente non la senti non battere, senti il respiro, si certo. dice che proprio no, la poesia sia il respiro certo. del poeta, quindi anche il verso, questo andare a capo è sentire il suo ritmo, il suo sentire, certo, quindi. Certo. E questo è molto difficile quando magari abbiamo un docente, una docente che legge anche in maniera veramente senza sfumature una poesia, invece può essere interessante lavorare sull'oralità, quindi recuperare quell'oralità che, di cui dicevamo siamo come umani portatori sani, e questo è quello di cui si sta occupando il più grande movimento poetico attuale, che è quello della slam poetry. Oh, che ha come particolarità in sé il fatto di usare questo slam proprio, quindi una modalità espressiva propria del suo contesto e del suo tempo. Sì, slam significa in italiano urto, è come la porta che sbatte, certo. è un impatto che ti sveglia, e quindi ci sono adesso tantissimi artisti, professionisti o anche amatoriali che stanno cominciando a giocare, sperimentare con le parole, e lo fanno spesso all'interno di una cornice che sta cominciando ad essere nota, che è quella dei poetry slam, un format che ha delle sue regole, dei suoi tempi, come un rituale comunitario certo. ben codificato, quindi ci sono questi maestri di cerimonia che introducono il gioco e il pubblico lo coinvolgono, perché il pubblico è chiamato a votare, certo. a dire la propria. Quindi un format in piena regola. Sì, 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 quindi è anche molto versatile, si fa da locali, bar, sì, fino spiagge, alle biblioteche, ovunque. Beh, questo lo rende anche molto facile, no? nella sua possibilità di realizzazione. E prendere questo slam poetry come possibile strumento con cui gli adolescenti possono in un qualche modo raccontare il loro mondo. Sì, gli adolescenti e non solo, però parliamo e non esatto, solo, però centriamoci esatto, qui perché che ne hanno anche particolarmente bisogno, vista la recente pandemia che appunto li ha portati ancora di più ad isolarsi, ancora di meno a comunicare. E questa è stata un po' una domanda che mi sono posta nel mio percorso di studi e ricerche, perché ho conosciuto il movimento della slam poetry e ho pensato che effettivamente poteva essere utilizzato come espediente all'interno di progetti psicosociali dedicati all'ambito principalmente scolastico, ma non solo, quindi anche dopo scuola o associazioni e contesti anche con popolazioni marginalizzate, certo. quindi pensiamo a migranti o periferia, molto periferia, particolarmente sì sì le periferie, quindi raggiungere obiettivi diversi da quelli che sono il contesto della poetry slam, però con questo strumento che può facilitare invece la costruzione appunto di strutture che sono sennò difficili da tirar fuori. Questa ricerca, com'è andata? È andata bene perché ho scoperto che a livello internazionale c'è veramente un mondo da scoprire e quindi in America, in particolar modo negli Stati Uniti, è una cosa che si fa già da diversi decenni, quindi lì in realtà si arriva anche spesso a uno sfogo professionistico, quindi ci sono proprio questi ragazzi che diventano delle star della poesia orale ecco. e questo ha anche le sue criticità. Per quanto mi riguarda, perché invece mi interessa moltissimo, come stavi giustamente dicendo, raggiungere obiettivi più di tipo sociale, terapeutico, certo. quindi lavorare più sulla loro alfabetizzazione, perché magari sono ragazzi che non vanno bene a scuola, certo. non gli piace studiare, e magari attraverso la poesia, alla quale si possono avvicinare anche attraverso il rap o certo. la musica indie, il cantautorato che gli piacciono, e quindi si può cominciare a giocare con le parole e poi da lì appassionarsi anche ad altre materie. Ma in realtà fare slam poetry a scuola, quindi sia poi arrivando al format della gara che rimanendo in una fase laboratoriale, quindi condividendo insieme certo. testi, commentandoli, scrivendoli, si può veramente sentire un senso di comunità all'interno della classe, e far tirare fuori la voce a una persona è un po' come farle capire che ha un potere. E quindi ci allacciamo proprio al famoso empowerment, certo. sia dell'individuo che magari del gruppo classe, anche il certo. gruppo ha un suo potere specifico. Bene, molto notevole questo progetto e speriamo che Grazie. Abbia poi il successo applicativo che insomma per cui nasce, no?
Sì, sì, a me piace tantissimo fare formazione anche agli insegnanti o agli operatori che in qualsiasi ambito educativo poi possono portare questi metodi anche in piccolo, però spesso velocizzano tantissimo alcuni processi, anche, non lo so, l'orientamento, la ricerca dell'identità, certo, che in questa fase è così cruciale, a volte andando nella metafora, nel simbolo, si velocizza tantissimo. Siete curiosi di saperne di più? violamargaglio.info@gmail.com. Corretto. Perché appunto basta chiedere. Esatto. Allora, dottoressa Margaglio, la ringrazio molto, le faccio anche i complimenti per questa intuizione che comunque ha di un forte interesse per il mondo in cui lei vive. Vi farò sapere poi gli ulteriori sviluppi. Ci rivedremo qui per i prossimi passaggi. Ce ne sarebbe ancora da dire. Immagino. Di nuovo un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Grazie dell'opportunità e un saluto a tutti e a tutti.